Buongiorno a tutti, questo è il podcast dell'Informa Giovani che si chiama Quelli dell'Intervallo. State saltando l'intervallo, chiedo ai giovani che sono qui presenti, no, stanno saltando lezioni, ed è il podcast realizzato in relazione al Salone dell'Orientamento 2022. Io sono Arianna e qui con me abbiamo... Io sono Marcello, sempre Informa Giovani. Eccoci qua. Allora, io vorrei innanzitutto fare un giro di nomi per conoscerci e conoscervi. Partiamo da chi ha il microfono. Leonardo. Federico. Andrea. Kevin. Michele. Ok, qua abbiamo solo due microfoni, dobbiamo fare dei giri strani di fili. A fine intervista praticamente saremo un gomitolo unico. I collaboratori qua ci aiuteranno un po' a slegarci, però ce la faremo. Dove ci troviamo? Ci troviamo, vuoi dirlo tu Marcello? Ci troviamo a Lipsia, settimo sempre. Esatto, allora volete dirmi da che classe provenite? Quinta, quarta e quale corso indirizzi di studio? Io vengo Leonardo vengo dalla quinta A, manutenzione e assistenza tecnica. Ok. Federico in classe con Leonardo, anche noi abbiamo scelto MAT. Andrea, quinta T e manutenzione assistenza tecnica. Kevin, quinta V, manutenzione assistenza tecnica. Anch'io Michele, quinta V, manutenzione assistenza tecnica. Ok, quindi siete tutti di quinta, siete anche voi addirittura d'arrivo. So che è passato tanto tempo, ma la prima domanda che voglio farvi è: vi ricordate il vostro primissimissimo giorno di scuola delle superiori? Aia. Domanda, non ve l'aspettavate questa? Allora, essendo che il mio primo giorno non è stato qui, primissimo delle superiori è stato a San Benigno, al CFP. C'è stato, siamo entrati appunto in un'aula, ci hanno raggruppati un po', non mi ricordo se è più classi o solo una classe, ci hanno raggruppati appunto in quest'aula e ci hanno un po' spiegato quello che sarebbe stato poi il percorso fino alla terza o eventuale quarta per chi... volesse farlo. Perché tu, Leonardo, hai un percorso un po' particolare, vuoi spiegarcelo un po'? Sì, diciamo che allora, fin da piccolo io ero interessato a tutto ciò che si trattava di manuale. Cioè io volevo tanto fare pratica sempre, mettere mano su lavorazioni, eccetera. Quindi appunto, uscito dalle medie, ho scelto di fare metalmeccanica. Per una passione. Sì, appunto, per degli più interessi. Una passione, perché sapevo che scegliendo qualcosa che mi sarebbe piaciuto sarei andato molto meglio a scuola, perché non sono mai stato troppo un asso. E non ho mai trovato tante grandi difficoltà, appunto. Tu dicevi che i primi tre anni però li hai fatti in un'altra scuola, quindi sei arrivato, hai preso una qualifica, dove? Sempre lì a San Benigno. Ok, e poi sei passato qua in quarta, hai fatto quarta e adesso sei in quinta. Adesso sono in quinta. È il tuo primo giorno, diciamo, non è proprio il primo giorno in toto delle superiori, però il tuo primo giorno qua in questa scuola te lo ricordi? Come sei stato accolto? Sì, allora ho scelto anche questa scuola perché conoscevo abbastanza gente, quindi... sapevo che mi sarei trovato bene anche a livello personale, oltre che di studio. Qui appunto ho ritrovato gente che già conoscevo, come Federico e molta altra gente che c'era in classe. Quindi è stato comunque una buona accoglienza, diciamo. Ok, se vuoi passare il microfono al tuo compagno. Secondo te anche l'idea di avere persone che conosci già, magari dici, ma c'è il mio amico che va in quella scuola, può essere un fattore per scegliere la scuola, sì, o c'è anche altro, dell'altro, per cosa consiglieresti a un ragazzo di terza media? Allora, io mi ricordo che quando sono arrivato qui il primo giorno, allora innanzitutto io avevo iniziato ad un liceo scientifico di scienze applicate e sono stato lì fino a dicembre, perché fino a quel momento mi piacevano le materie scientifiche e pensavo che sarebbe quello che avrei fatto fino in quinta.
Invece no, perché non mi è piaciuto, quindi sono venuto qua a fare una specie di open day, però non era in data, mi ha seguito un professore. Ok. E passando in un corridoio sotto ho visto un mio amico uscire da una classe, quindi già lo conoscevo, ho sbirciato dentro, ho visto un motore lì su un banco ed era proprio... illuminato! Esatto, il periodo dove stavo incominciando con lo scooter, infatti ci sono tanti ragazzi con la moto che vengono sempre, cioè è sempre bello... entrare, uscire, comunque conosci tanta gente, questo senza dubbio fa. Ok, invece al compagno a fianco, Andrea, sì. Ok, avrò delle difficoltà con i nomi, ma questo non lo diciamo, correggetemi se sbaglio. Allora Andrea, questo è un istituto professionale, no? Ci si aspetta ci siano tante ore di pratica e meno di teoria. È così? È un'idea che vuoi smentire? Come sono le lezioni? Gli orari? Ci sono più laboratori, meno laboratori? Ci sono dei laboratori? Spiegaci un po'. Allora, io penso che i laboratori ci sono, ma non vengono usati bene, diciamo. E quali sono questi laboratori? Vuoi illustrarci? Sì, c'è il laboratorio termico, il laboratorio meccanico. Nel termico ci sono i motori, come si dice? I motori a combustione interna, okay. Mentre nel laboratorio meccanico c'è più la parte di meccanica. Mi avresti trovato in difficoltà, non ti sapevo aiutare, quindi cercavo un po' l'aiuto del pubblico. Più sulla meccanica industriale, perciò torni, frese, tutto quello che riguarda, diciamo, l'industria. Mentre poi c'è, vabbè, il laboratorio CNC, che più che altro anche lì è un laboratorio, però si fa teoria. Ok, e qual è il tuo preferito in teoria? No, ce ne sono ancora. Allora poi continua. C'è impianti 1, impianti 2, impianti 3, dove principalmente si fanno impianti civili industriali, poi c'è automazione e comunque il mio preferito è il termico. Non so, io avevo l'idea, mi aspettavo tipo una cosa come quel programma Pimp My Ride in cui si customizzano le auto. Sto dicendo cose perché sono troppo vecchia o... C'è un'officina. Ok. C'è un'officina dove non ci fanno entrare. Va bene, ma diciamo. La custodiscono, è sotto, diciamo. Scorta. Ok, un'altra domanda un pochino più pratica. Sono passati un po' di anni da quando io non vado più alle superiori, quindi chiedo a voi un po' gli orari delle lezioni, l'orario scolastico, quanti intervalli ci sono, insomma le cose un po' più succulenti da sapere. Puoi rispondere tu? Allora, ci sono due tipi di intervalli da 10 minuti, poi nella giornata c'è anche un rientro, però non subito dall'inizio dell'anno, dura 2 ore. Ok, e invece come orario, da che ora a che ora si fa lezione? Fino all'1:35, quindi le ore non sono proprio piene, c'è comunque un distacco di 20 minuti. Ok, e ci sono dei rientri? Sì. Ok, sì. Quanti rientri? Un rientro a settimana. Il sabato si viene a scuola? Il sabato no. Quindi sabato si veniva, ma adesso l'hanno tolto, direi che è un aspetto... positivo, che dite? Ok. E anche tu ti ricordi il tuo primissimo giorno di scuola? Allora, io non vengo da questa scuola. Ok. Dal primo anno, andavo allo scientifico all'8 marzo. Poi ho deciso di cambiare dopo 3 anni e mezzo perché appunto volevo essere un po' più libero coi tempi, fare un po' più di attività fisica soprattutto. Essere appunto un po' più libero. E infatti mi sono trovato subito bene. Ti sei trovato bene, quindi soddisfatto, rimborsato? Sì, sì. Sì, sì? Tutte e due. Ok, un po' soddisfatto, un po' rimborsato. E invece se doveste consigliare a un ragazzo, una ragazza di... perché ricordiamo che ci sono anche delle ragazze in questa scuola, ricordiamo, sì, perché non sono qua presenti, però ci sono, no? Sono figure un po'...
troppo mitologiche, però esistono, sono ben quattro, giusto? Forse cinque, non si sa, o quattro o cinque, insomma, però ci sono. Se dovesse dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza che deve scegliere la scuola superiore, che consiglio vi sentireste di dare? Dipende da ciò che gli piace, appunto. Ok. Se gli piace questo indirizzo, dove alla fine comunque c'è più teoria che pratica, dipende. Ok, quindi seguire un po' le proprie passioni, le proprie inclinazioni, senza magari farsi, non lo so, sì, influenzare da sì, qualcuno, sì, sì. O magari anche credere a quelle che sono i pregiudizi rispetto a una scuola, no? Che ne so, vai lì perché non si fa niente, o non andare lì perché si studia tanto. Alla diciamo fine comunque che... si impara. Esatto, dipende un po' anche dalla volontà di ciascuno. Marcello, tu hai altre domande? Qua ci sbattono la porta. Tu, no, non gli andava bene. Tu hai altre domande da fare? Sì. Allora, se voi foste, non lo so, il preside, non presidente, preside della scuola, una cosa che vorreste che ci fosse che invece non c'è? Mi è colto impreparato, In realtà di cose che io proporrei in questa scuola ce ne sono di più, nel senso che tutto gira attorno appunto al poco laboratorio che c'è. Tipo gli orari sono organizzati, a parer mio, boh, un po' così, perché 3 ore di fila tipo di un professore servono se metti gli alunni a fare pratica, qualcosa di pratico. 3 ore di fila di un professore in cui lui spiega, parla, si sa che la soglia dell'attenzione di certi ragazzi, comunque la maggior parte, compreso me, è bassa, nel senso io se ho 1 ora di un professore riesco a seguirlo tutta l'ora. Un paio d'ore mi distraggo quei 10 minuti, un quarto d'ora, ma 3 ore di fila di un professore che parla io parto già prima dicendo no. Non seguo. Sei già stanco a sentire, esatto, tre già ore. Già proprio mi viene in mente solo l'idea che avrò 3 ore di quel professore lì, mi fa partire senza voglia. A meno che non mi dicano oggi noi facciamo 3 ore di qualcosa di pratico. Quindi diciamo... secondo me diciamo che gli orari dovrebbero essere organizzati in base a quello che si vuole fare. Bisogna un po' sentire i professori quello che vogliono fare, bisogna un po' capire qual è... diciamo il progetto generale. Avete dei rappresentanti di istituto in questa scuola? Dobbiamo eleggerli, penso, okay. Quest'anno ancora. Comunque sì, c'erano l'anno scorso anche comunque di classe, di istituto e tutto. Diciamo che il ruolo magari dei rappresentanti è quello di dar voce anche a quelle che l'anno sono... L'anno scorso appunto ero rappresentante perché vedendo subito quello che era il giro un po' della scuola ho detto vabbè dai, mettiamo un paio di idee sul banco con Com'è un altro stata la tua compagno. Esperienza di rappresentante? Tante cose organizzate, tante riunioni tra rappresentanti, ma mai nulla di fatto. Okay. Tante chiacchiere, ho sempre sentito tante chiacchiere, sì, facciamo più laboratori, sì, usiamo la macchina ibrida, facciamo il kart, perché abbiamo anche un go-kart a scuola, no? Vediamo qualcosa sui motori o cambiamo i motori, perché appunto i motori che abbiamo sotto sono distrutti, sono alle pezze. Avevano detto l'anno scorso, appunto in una di queste famose riunioni, che li avrebbero cambiati, che avrebbero portato qualcosa di nuovo, qualcosa che in cui si potesse mettere mano sopra. Invece no, è ancora così quest'anno. E io capisco tutto, magari a livello di soldi non riescono, perché comunque sono cose che costano. Però, appunto l'anno scorso, per un brutto evento, diciamo, hanno speso tanti soldi per farci avere dei cartellini con i nostri nomi e la nostra foto. Però... uno appunto non li abbiamo mai usati, secondo me quei soldi potevano essere usati schedati, tutti sì, quanti. Per un brutto evento che c'è stato, poi brutto tra virgolette, quei soldi secondo me potevano essere investiti per altro, per migliorare i laboratori, per appunto modernizzare quello che c'era, perché secondo me ciò che c'è adesso in questa scuola qui non va più bene, perché quindi, le cose vanno avanti e loro dovrebbero stare al passo. Lezioni un po' più varie, un po' più sì. Pratiche, cioè il giusto equilibrio tra sì, pratico esatto. e teorico, però queste sono tutte cose che appunto i rappresentanti di istituto possono far presenti, diciamo esatto, che quindi io, magari a forza di insistere la voce degli studenti viene ascoltata. Fossi preside servono... metterei questo okay. sul banco, aggiornerei un po' la scuola e il tutto. Va bene.
bene, io sono più da chiacchiere da bar e quindi a proposito di bar vi chiedo, ma voi ce l'avete qui un bar oppure no? Passo oppure un altro tasto dolente questo? C'è un bar di fiducia qua di fronte alla scuola di Venezia, dove c'è anche... ci sono i calcetti, il biliardo. Crazy Bar. Crazy Bar, sì, giusto. Ci sono i calcetti. Momento Marchetto. Se si vuole giocare dopo l'intervallo o dopo scuola, subito dopo, andiamo tutti lì, beviamo qualcosa. Ok, quindi non propriamente un bar interno alla scuola, però il bar di fiducia che è più o meno... Ma io ho visto sotto, non so se fosse un'azione illecita, ma qualcuno stava vendendo dei croissant sotto. Sì. Ah, non è andata bene questa prova. Ok, e questi croissant che vedevo qua sotto, cos'era? Avvelenati o si possono comprare? Sono interessata, insomma. Non diciamolo. Ah. Per dei panini. Quindi ottimo. Non so come anche la situazione bar a livello di... Quindi mi consigli di non prenderlo. Non andare le macchinette o portarselo no, volevo chiedere perché un attimo... So, ho altre ore di lavoro davanti, diciamo che quindi... Più che altro ci sono... Esatto. Ci sono dei prezzi anche un po' alle stelle per quello che ti vendono quest'anno. L'anno scorso invece era decente, quindi c'era tutto... Bar Venezia nel cuore. Bar Venezia nel cuore, crazy, sì, sì. Crazy Bar, crazy frog, esci fuori. C'è il calcetto e tutto, quindi ti diverti anche. Nei rientri, infatti, io molto spesso esco, vado a prendermi un caffè, scendo sotto, calcetto, biliardo, poi rientro a scuola. E bom, ti ammazza quello lì, no, chi ammazza quello lì e già tutti gli studenti che gli vanno al bar, diciamo che anche questo è marketing, è sì, business, sì. Allora Marcello, tu vuoi chiedere qualcos'altro? Niente, io chiedo alla regia quanto manca, se abbiamo tempo. Ma quanti rientri avete la settimana più o meno? Detto prima, cioè sono gestibili? Marcello non sta attento, adesso io gli faccio il richiamo perché ogni tanto si addormenta, è catatonico, no Marcello? Ogni tanto è catatonico, lo dobbiamo, cioè se lo vedete con gli occhi chiusi scuotetelo perché significa che sta succedendo. Dove ti portiamo al bar Venezia un po' così? Ti tiriamo su, no, i rientri a quanto ho capito, se sono stata attenta, vediamo se anche io sono catatonica, un rientro a settimana, giusto? Un rientro a settimana. Va bene. E non si va il sabato, queste sono le cose importanti da ricordare. Primo anno sabato, secondo rientro, terzo anno sabato e gli ultimi due con il rientro. Quindi non ho capito se erano... Sei un po' confuso, sono un attimo sballottato. Sì, un po' sì. Un po' di finte. Ma c'è così. Sempre stata, anche ma negli orari. Confondiamoli un attimo così. Va bene, alle scale piace cambiare. Non so se avete capito questa citazione. No. Adesso possiamo essere amici perché era una prova, l'avete superata. Tu Marcello l'hai capita? No. No, perché sta succedendo, dobbiamo svegliarlo di nuovo. La regia mi dice che abbiamo finito, va bene. Io ringrazio questi ragazzi che si sono offerti, diciamo così, dai, offerti per saltare la lezione e venire a parlare con me. Con molto piacere, grazie, anche per me è stato un piacere. Noi ci vediamo al bar Venezia, no scusate, dai, andiamo, sono un attimo a prendere un caffè, a giocare a calcetto, però poi ritorniamo qua a studiare. Oggi c'è il rientro. Quindi, quando vuoi, quindi da lì ci vediamo. Sì, sì. Ma c'è anche il ping pong questo. No. In palestra abbiamo il ping pong. Sì. Ah, ma questo ma è importante. Non abbiamo le palline. Vabbè, le palline si prendono da qualche altra sì, parte, ma il ping pong. Tutti i ragazzi che abbiamo visto a scuola, perché non ma trovi una pallina. Questo era importante, si possono organizzare dei tornei. No, questa facevo finta di niente, no? Sentivo, però sai quando fai un po' così. Va bene, quindi il ping pong c'è, ma si può usare di sera secondo voi? Di sera? Se paghi qualcuno. Non lo so, sono interessata al ping pong. Va bene ragazzi, stiamo un po' sbragando, secondo me. Secondo me dobbiamo un po' chiuderla qui perché... La regista, io continuo a parlare al micro... Io continuo ad andare in giro così ad intervistare le persone. Va bene, grazie mille.
Dalla